Hi Dudos, bentornati nel programma. Tu sai già che io so che tu sai chi io sia, ma per quelli che non sanno chi sono, io sono Lucky. E oggi vi vorrei parlare del perché adoro il Melodyne. Partiamo dal presupposto che noi producer a volte usiamo i loop sia perché magari non si ha voglia di fare la melodia, sia perché magari si vuole uscire dagli schemi, sia perché siamo in un periodo di blocco, quindi abbiamo bisogno di nuovi stimoli. Il punto è che il Melodyne può servire sia per i principianti e sia i non principianti. Magari abbiamo un loop a cui vogliamo cambiare delle note, abbiamo un loop che non riusciamo a capire bene le note che ci siano. Ecco, il Melodyne allora arriva in questo caso, arriva al nostro aiuto. Può essere sia una via facile per scoprire le note di un loop, ma anche per cambiarle. Ma soprattutto è uno strumento veramente potente per i principianti, perché magari c'è gente che da poco inizia a produrre e c'è sempre quel problema degli 808 che sono off key, facendo vedere al producer la bass line di quel loop. Se ci pensate è veramente una cosa fantastica. Ho visto molti artisti grandi che lo usano, Cody, KC Supreme, molti producer che lo usano, ma proprio anche sullo scopo di comodità e magari vogliono soltanto velocizzarsi per fare più beat alla volta. Ora scopriamo perché il Melodyne è veramente importante. Allora, io qui ho tre loop, tra cui uno fatto da me e due che ho trovato su internet. Questo qui molto probabilmente lo riconoscerete anche. Più visualizzato e ascoltato nel mio canale, quindi se voi non siete iscritti iscrivetemi immediatamente prima di tutto e andate a sentire quel beat perché è favoloso. Dato che questo è il mio loop, posso dirvi chiaramente se ci azzecca con le note oppure no. Quindi noi lo prendiamo, andiamo sul master, cerchiamo Melodyne ed eccoci qua. Questa è la schermata principale del Melodyne. La cosa che ci servirà maggiormente è questo tastino con scritto transfer, che è quello che ci farà vedere le note del loop. Per usarlo effettivamente bisogna cliccare transfer, fargli ascoltare il loop. Intanto lui lo sta analizzando. In realtà non è che le abbia sbagliate, ma avendoci aggiunto degli effetti come half time, crystallizer, sembrano più note, ma in realtà sono poche. Infatti quelle principali le ha beccate. Se noi volessimo ascoltare quali note sono, basta sentirle e semplicemente fare così. Se magari io volessi cambiare la nota qui, basta che faccio così. Ecco, molto semplice. C'è la potenzialità di poter cambiare un loop tranquillamente. Per trasportare il MIDI basta fare settings, save as MIDI. Io in questo momento lo salvo nel desktop con un nome a caso tranquillamente, tanto per vedere questo. Ed ecco qua. Quindi se tipo io volessi metterci degli 808 molto veloci in questo momento. Ah, ricordatevi sempre di togliere il Melodyne subito dopo perché sennò non vi suonerà nient'altro. Io ho fatto queste note, me le ricordo giustamente, e non c'è nient'altro da dire perché me le ha beccate e io devo starmene sullo zitto. Per verificare voglio fare altre prove, giustamente. Facciamo questo qui, 125 bpm, anche se qua c'è scritto già la chiave, lasciamo perdere. Trasportiamo nel pattern, qua, sample, mettiamo 1.08. Ecco, io grazie a questo strumento ho saputo la bass line e quindi so dove mettere gli 808. Ovviamente non sempre è preciso, eh. Voi mettetele se suonano bene, se non suonano fate voi ad orecchio. Io ve lo consiglio di usare, vi velocizza il vostro lavoro. Se avete problemi magari a cercare qualche bass line con il loop, lo fa tranquillamente. Però oggi, giustamente, vorrei fare anche un piccolo hookup. Quindi togliamo i nostri loop. Avete sentito, mi ha azzeccato la bass line. Questo strumento usatelo, prendetelo in prestito, vi semplifica la vita e il lavoro in una maniera assurda. Quindi adesso passiamo al cook up.